A segnare il suo cammino c'è l'incontro con un cappuccino cercatore, Fra Camillo, che spesso passa per Pietrelcina. Il piccolo Francesco è colpito da quel modo così garbato che sa di pura carità, da quella parola che sempre conforta e da quel consiglio che umilmente abbraccia il cuore di chi lo chiede. Gli scorre tra le dita la corona e Francesco prova simpatia, ammirazione e rispetto. Considerazioni che anticipano una vera vocazione. Sono l'eco di Dio che bussa al suo cuore e così presto esprimerà al Padre per la prima volta la volontà di consacrarsi a Dio per diventare frate con la barba. Il cuore di mamma Peppa era già consapevole di quella santa scelta. Una notte in sogno il padre San Francesco le disse: un giorno questo figlio sarà mio, per questo il nome di Francesco, per questo il santo Fiat. I genitori così accolgono questo desiderio con devozione, ma non era semplice far intraprendere il percorso di studi per diventare frate. Ben 5 lire al mese e 20 chili di grano era il costo. E presto la situazione economica familiare spinge il papà ad andare oltreoceano per garantire al figlio gli studi desiderati. Padre Pio più volte era solito ripetere con commozione: mio padre varcò 2 volte l'oceano per farmi fare monaco. E in merito ad una disapprovazione del padre per una gita fatta da Francesco a Pompei, il giovane figlio scrive: rivolgo continue preghiere alla nostra bella Vergine, affinché vi protegga da ogni male e vi restituisca sano e salvo al nostro affetto. Circa la lagnanza fatta alla mamma per la mia andata a Pompei, avete 1000 ragioni, però dovete pensare che l'anno venturo, a Dio piacendo, finiranno tutte le feste e i divertimenti per me, perché abbandonerò questa vita per abbracciarne un'altra migliore. Ben presto arrivò nel cuore la voce della vocazione. Durante un'omelia di Don Peppino sull'Arcangelo Michele, Francesco si sentiva come di essere in cielo. E così, sull'onda di quelle parole, sentì la chiamata. Francesco lascia il mondo, affronta chi calpesta l'amore ed il mio sangue. Accanto a San Francesco combatterai per me. Segnato della croce sarà la mia bandiera, farai tremare l'inferno. Nonostante il cuore del giovane Francesco è colmo della volontà di servire Dio, sente il dolore di lasciare casa e i suoi affetti. E quello strazio diventa poi pianto che inzuppa il tiepido guanciale. Ma questa sofferenza così pura non lascia il cuore di Dio indifferente. E così arrivò la Vergine Maria che con voce dolce e tenera gli disse: io ti farò da mamma, figlio mio. Era con lei Gesù che gli soggiunse: noi resteremo uniti fino al cielo. Il 6 gennaio 1903, festa dell'Epifania, sulla soglia di casa, in ginocchio, Francesco chiede la benedizione della madre. Figlio mio, tu mi stracci il cuore, ma in questo momento di distacco non pensare al dolore di tua madre. San Francesco ti chiama e tu devi andare. E così fu. Il segreto. Il padre San Francesco venne a dire: un giorno questo figlio sarà mio. Mamma Giuseppa, donna di gran fede, queste parole, udite chiare in sogno, le porta sempre chiuse nel suo cuore. Lei spinge avanti il proprio immaginare, tessendo del suo figlio l'avvenire. Si intrecciano nel suo spirito le strade e lei vorrà seguirlo nell'andare. Il suo Francesco va con San Francesco. Allatta sorridendo e stringe al seno il bimbo che s'allieta nel suo sguardo e poi, ninnando, dondola la culla, intenta sempre
accogliere un bisbiglio dell'invisibile angelo di Dio. E se ritarda il sonno ad arrivare, così la mamma canta al suo piccino. Tesoro della mamma, fa la nanna, come Gesù bambino fa la nanna. Tu con Gesù da grande veglierai. Di più non posso dire col mio canto. So che ti veglia il Padre San Francesco. Poiché ti volle figlio prediletto, il nome suo ti diedi, ninno mio. E questo del mio cuore il bel segreto.